Questo pomeriggio il vice sindaco e assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani ha raggiunto la spiaggia del Lido di Classe per i controlli della Polizia Municipale contro i venditori abusivi. Per l'occasione ci ha spiegato cosa intende fare la nuova amministrazione comunale in tema di sicurezza nel Ravennate. Ci troviamo a Lido di Classe per i controlli della Polizia Municipale contro l'abusivismo commerciale, quindi parliamo di sicurezza. Dunque, in tema di sicurezza, che cosa vuole fare, che cosa intende fare la nuova giunta De Pascale? Beh, intanto stiamo continuando in questo importante lavoro della lotta all'abusivismo commerciale, che ha dato dei risultati, come spiegava poc'anzi il nostro ispettore Longo. L'amministrazione sul fronte sicurezza ha un occhio particolarmente attento. Al centro del nostro programma c'è proprio il discorso sicurezza. Diciamo che mantenendo il controllo del territorio, partendo dal Forese, abbiamo intenzione di muoverci su tre linee. Una appunto è questa qui, del contrasto all'abusivismo commerciale. Diciamo che quest'anno siamo in una fase, possiamo definirla di sperimentazione, anche se ormai è una sperimentazione che possiamo istituzionalizzare. Dal prossimo anno verrà istituzionalizzata e verrà probabilmente implementata. La seconda linea di contrasto è che si inquadra sempre col maggior presidio del centro storico, per la lotta al accattonaggio nel centro storico. E un'altra linea di intervento è quella di evitare il più possibile, di contrastare il più possibile le presenze fastidiose dei parcheggiatori abusivi sempre nei parcheggi del centro, tenendo conto che non ci sono solo delle azioni repressive, ma occorrerà anche mettere in campo delle vere e proprie politiche per mitigare il problema, a partire da delle iniziative di carattere tecnologico. Ad esempio, per quello che riguarda i parcheggiatori abusivi, abbiamo in animo di valutare la possibilità di inserire degli elementi tecnologici che al momento del rilascio del tagliandino di parcheggio nei parcomat sia necessario anche digitare il numero della propria targa, in modo tale che quel biglietto è legato esclusivamente ad una targa e quindi non è più riutilizzabile per il commercio abusivo che viene fatto.